un attimo di pazienza e procedo. Buongiorno a Occhineri, tutti. Occhineri Giovanni, Baglivo Arturo, Buongiorno a tutti. Battista Luciano, Battista. Al momento assente. Citraro Saverio. Buongiorno, Presidente. De Mattei Santonio. Giannotta Marco è presente. Greco Gianmaria lo vedo. Guido Andrea lo vedo. Mariano la vedo. Martini Severo lo vedo. Mele Giugno, lo vedo, Mole Ernesto, sì, Molendini Gabriele. Murri dello Diago, lo vedo, Orlando Emanuela. Pala Giorgio, presente, Pasquino Andrea. Pasquino Andrea. Batti Pierpaolo presente, Poli Bortone non la vedo, Rotondo Antonio sì, Scorrano sì, Ramacero Ronzino Presente. sì, Valente Luigi. Presente. Ok, perfetto, Molendini poi, presente. perfetto, va bene. Allora, riprendiamo la discussione legata all'ufficio di piano, vi dico come vorrei procedere. Io voglio fare una premessa e poi darei la parola ai richiedenti intervento. Al momento ho Mele, Patti, se si aggiungono altri, li inseriamo nelle prenotazioni e darei poi in finale la parola all'assessore Miglietta e all'ingegnere Do. Parto con la mia premessa. Io in questi giorni, siccome mi sono appassionata a questo tema, per il quale ho avanzato la proposta che tutti ben conoscete, ho anche studiato un poco, ho voluto capire un poco anche la Comunità Europea, un po' altri comuni, come si sono mossi e come hanno proceduto all'assegnazione degli incarichi, in questo caso per la costituzione dell'ufficio di piano. La funzione di evidenza pubblica è un procedimento che obbliga le amministrazioni a seguire una procedura competitiva per la scelta dei contraenti, come in questo caso. Il diritto comunitario, all'esito di un dibattito giurisprudenziale sviluppatosi anche a livello nazionale, ha avuto un impatto significativo in merito alla questione dell'obbligo di gara per le amministrazioni pubbliche. Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, adeguandosi alle pronunce della Corte di Giustizia, se lo scopo della normativa comunitaria è evitare che i soggetti pubblici alterino il gioco della concorrenza, distribuendo incariche ed opportunità economiche senza seguire criteri di competitività ed efficienza, risulta evidente che l'obbligo della gara, tale da imporre una procedura competitiva ispirate a principi di trasparenza e non discriminazione, venga
in rilievo quante volte la pubblica amministrazione conferisce degli incarichi. Non è che le short list non siano evidenza pubblica, per carità, però l'evidenza pubblica istruita con la comparazione dei curricula ritengo che sia una cosa diversa. Ho letto con molta attenzione, un'altra premessa, gli articoli che oggi ci sono sul quotidiano. Apprezzo moltissimo, ne abbiamo parlato diversamente, su quelle che sono gli orientamenti sui tempi, su 3 anni per insegnare la legge del futuro, e nei contenuti sono pienamente d'accordo, anzi voglio dire più che d'accordo. Mi lascia perplessa un aspetto che riguarda, diciamo, l'intervista del nostro sindaco, ma non è per quello che ha detto il sindaco, è per come alla base delle considerazioni il dirigente dovrà coniugare le due cose. Io ve lo leggo, tanto sono poche righe. L'obiettivo annunciato in campagna elettorale di ripartire da un bando pubblico per l'affidamento della redazione del futuro, scegliendo invece di definire una struttura organizzativa interna costruita con un ufficio di piano, con figure professionali di diversi settori e integrato da 3 figure professionali con competenze specifiche che verranno scelte con avvisi pubblici per la costituzione di shortlist. Quindi si ribadisce quel concetto. E la seconda parte che io comprendo. L'individuazione di queste figure avverrà attraverso colloqui e valutazione dei curricula da parte del dirigente che resta il responsabile unico del procedimento. Quindi la mia è una perplessità nella coniugazione delle due cose, la short list e l'evidenza pubblica della comparazione dei curricula. Però poi a questo, quando daremo la parola al dirigente, visto che è responsabile unico dei procedimenti, magari mi dà la risposta. Quindi presidente, presente, yeah, anche se non componente, Giordano Anguilla. Va bene, grazie. Pasquino presente, presidente, come scritto in chat, presidente. Un attimo, sì, però stavo parlando, quindi non ho visto. Sì, infatti non l'abbiamo interrotta apposta, presidente. Grazie, quindi vedo anche Baglivo, Pasquino, Costantini. Al posto di Orlando. Volentini. Santini a posto di Orlandi, grazie consigliere Occhineri, grazie. Avanti. Di nulla. Occhineri anche presente, già che è. Grazie presidente. Siamo tutti presenti, presidente. Vedo anche Battista, anzi lo ascolto. Molto bene. Citraro, mi manca Citraro e Matteis e basta. D'accordo. Quindi adesso io darei la parola al consigliere Mele, che è uno dei primi interventi già richiesti dalla precedente puntata. Prego, consigliere Mele. Grazie, presidente. Allora, a nome di Coscienza Civica vorremmo porre l'attenzione su alcuni dati reali e concreti. Allora, nel piano degli obiettivi di mandato, il piano urbanistico generale rientra in quelli che hanno un peso strategico maggiore, quindi ne decidiamo che sia un obiettivo da raggiungere per questa amministrazione. Questa amministrazione non si è mossa incautamente, ha chiesto una consulenza specifica su tutto il lavoro svolto negli anni precedenti, su quello che poteva essere tenuto per buono e quanto invece doveva essere perfezionato prima della validazione definitiva. La relazione ha dato dei risultati non del tutto confortanti, ma ha detto che una buona parte può essere salvata.
Le osservazioni che sono state fatte nelle riunioni di copianificazione con la Regione sono rilevanti al fine di concludere e portare a termine il compimento. Scusi, sta parlando del documento programmatico preliminare. No, 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 sto parlando del percorso che hanno fatto e di quello che perfetto. È stata la relazione del tecnico incaricato dall'amministrazione per fare una relazione su quello che era stato in precedenza, diciamo, validato dal vecchio PUG, diciamo, tutto quello che poteva essere tenuto per buono del vecchio PUG. Le osservazioni, in queste osservazioni ci sono i passaggi delle riunioni di copianificazione con la Regione, che sono quelle determinanti per l'approvazione del piano, o perlomeno per la validazione del piano in Regione, e che danno le indicazioni già di quelli che sono i punti che devono essere modificati. Quindi noi presupponiamo che una parte degli studi fatti sulla parte strutturale o sulla parte, diciamo, del piano che poi può essere tenuto per buono, possano essere semplicemente da correggere. Ad esempio, non sono stati tenuti conto tutte le risultanze dettate dall'autorità di bacino e che sono pervenute ultimamente. Ma se così non fosse, non avrebbe avuto senso stilare un cronoprogramma studiato nei minimi dettagli che scandisce i tempi di attivazione del nuovo strumento di pianificazione e programmazione comunale. Quindi, se veniamo, diciamo, a quello che sono gli incarichi, qui non stiamo partendo da una progettazione ex novo, per cui io capirei tutta la procedura che si vuole richiedere, quella cioè di fare un bando. Qui non stiamo costruendo un palazzo, un progetto, stiamo andando a prendere, diciamo, uno strumento che non è ancora perfezionato e abbiamo bisogno di perfezionarlo. Quindi, diciamo, di vestire questo questo strumento che in parte è spoglio, con tutte le parti che in questo momento non sono, diciamo, ancora perfezionate. Quindi, tutto sommato, qui non è che stiamo partendo da zero, cioè qui dobbiamo anche fare tesoro di tutti i soldi spesi fino ad oggi e di tutto quello che effettivamente, diciamo, il Comune in questo momento ha già, diciamo, negli uffici. Per quanto riguarda gli incarichi, quindi pensiamo che siano utili solo esclusivamente a perfezionare le parti che mancano, tenuto conto che gli uffici comunali hanno già partecipato alla redazione del PUG. Quindi, diciamo, una parte delle persone interessate in questo che dovrebbe essere lo staff del piano, diciamo, è già a conoscenza di gran parte degli elaborati che sono stati anche redatti, no? Perché era già nell'ufficio di piano precedente. Quindi è giusto utilizzare al massimo le professionalità interne al comune. Per quanto riguarda poi la responsabilità unica del procedimento e l'incarico che è stato affidato, in realtà il RUP, che è l'ingegnere Guido, penso che non abbia la possibilità di dedicarsi al 100% come tempo alla redazione del piano urbanistico generale, che sicuramente ha bisogno di tempo e di energie unicamente dedicate. Quindi, secondo noi, diciamo, la nomina del consulente, diciamo, a RUP era strettamente necessaria, perché chiaramente se il dirigente deve continuare a fare il dirigente è necessario sicuramente avere un ausilio che si dedichi a tempo pieno sul RUP. Peraltro, un incarico che ha, diciamo, un compenso veramente quasi irrisorio, tenuto conto che è un compenso che viene spalmato su 3 anni. Quindi tutta questa, secondo me, secondo noi come coscienza civica, diciamo, tutto questo interesse agli incarichi, alle cose, tutto sommato, diciamo, è abbastanza residuale rispetto a quello che sarà poi l'ufficio di piano, perché l'ufficio di piano dovrà contenere in maggior, diciamo, per la maggior parte le risorse interne al comune, più quegli apporti specifici che servono per correggere i difetti. Quindi, diciamo, stiamo parlando, diciamo, di effettivamente di apporti, diciamo, di alta professionalità, perché se quel cronoprogramma deve essere rispettato, quegli interventi devono essere chirurgici, devono essere specifici, quindi ci devono essere praticamente delle correzioni fatte da persone estremamente esperte. E su questo, cioè, io penso che sia l'ufficio di piano che l'assessore e il sindaco
diciamo, debbano avere fiducia nelle persone che interverranno su questi elementi specifici, che servono solo a correggere tutto quello che le, diciamo, le riunioni di copianificazione con la regione hanno messo in evidenza, che sono, diciamo, inefficaci ai fini dell'approvazione. Quindi, tutto sommato, non mi sembra nulla di strano che il sindaco dica giustamente che attraverso delle short list si possa, diciamo, decidere a chi affidare questi incarichi. Peraltro, diciamo, secondo me devono essere persone estremamente competenti e anche di fiducia, nel senso che vanno a toccare delle cose che rimarranno poi invariate, diciamo, per 10 anni, perché andiamo ad intervenire sulle parti del piano, cioè sulle invarianti strutturali, che sono quelle che praticamente non verranno più toccate per 10 anni. Poi sulla parte programmatica, è chiaro che sulla parte programmatica del piano interverremmo tutti, nel senso che tutti quelli che sono i portatori di interessi avranno voce di portare i loro interessi per la costruzione del piano. Ma sulla parte strutturale, sulla parte, diciamo, che poi serve per portare avanti a termine e a compimento il piano, secondo me tutta questa, diciamo, questo dibattito sugli incarichi mi sembra, ci sembra quasi, diciamo, inutile. È importante individuare le persone che possano mantenere, diciamo, fede a quello che è il mandato del sindaco e della giunta, e in questo caso possano aiutare al meglio il dirigente Guido a compiere il suo lavoro. Grazie. Ma voglio dirle qualcosa. Lei può ritenere, consigliere Mele, inutile questa discussione. Io rispetto quelle che sono le due, no, delle tue idee, né ho mai messo in discussione il perché di procedere, non il percorso, di procedere all'individuazione. Questo è quello, va benissimo, non l'abbiamo mai messo in discussione. È un mio pensiero quello che noi dobbiamo mettere nelle condizioni di avere le migliori professionalità, e le migliori professionalità non è che si possono avere solo con una short list, perché la fiducia, secondo me, non è sufficiente. Occorre avere dei curricula all'altezza, secondo i profili che noi abbiamo individuato e individueremo, per definire il supporto dell'ufficio di piano. Non ho mai messo in discussione la necessità di avere il supporto al CUP, è normale, e le procedure non. Io ho quello che, non che contesto, perché a me piacerebbe pure che rimanga alla storia una mia visione. Sarò la presidente o la consigliera dell'evidenza pubblica, sarò, ma dell'evidenza pubblica così come ho definito. Questo vorrei che rimanesse poi agli atti. Poi è chiaro, qua non è una delibera che votiamo, ci mancherebbe altro. Allora, Pierpaolo Patti, a lei la parola. Patti. Grazie presidente, grazie. Innanzitutto vorrei esprimere l'apprezzamento in ordine alla delibera di indirizzo del PUG, apprezzamento all'assessora e agli uffici, perché è una delibera certamente articolata per me, per la mia formazione, particolarmente complessa, quindi ci ho impiegato un po', però, come dire, in alcuni tratti la trovo veramente di rottura con il passato. Oggi abbiamo appreso, ne faceva cenno lei, presidente, all'inizio, che il documento programmatico preliminare verrà integrato, lo abbiamo appreso dalle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia, almeno. E noi vogliamo dire, come progetto città, e lo diciamo senza troppi giri di parole, che non ci convince la linea della scelta a mezzo di shortlist, perché, per esempio, pensavo, per quanto riguarda, tanto se ne è parlato tanto, l'architetto Gagliardi, un curriculum così corposo, così di spessore, a
mio modestissimo parere, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad affrontare una selezione pubblica. Non mi convince la giustificazione data da alcuni autorevoli esponenti della nostra maggioranza in ordine alla velocità, perché il PUG non è la sentenza della Corte Costituzionale che è stata emessa qualche giorno fa. Sapevamo, inutile nascondercelo, che dovevamo fare il PUG. E dovendo fare il PUG, uno, secondo me, si prepara in tal senso. Ma perché non mi convincono le giustificazioni date? Beh, perché le abbiamo provate sulla nostra pelle, no? C'è una mozione sulla creazione di una short list per l'incarico ai giovani professionisti da 2 anni. Può essere quella della short list la velocità? Chiedo. Vedete, né mi convince la giustificazione circa la definizione del codice degli appalti come un orpello, una zavorra. Non mi convince perché premesse o comunque date per acquisite le valutazioni di merito su un decreto legislativo, mi domando se, ad esempio, per gli allevatori dei piccioni viaggiatori le 30 leggi in vigore non siano allo stesso modo un inutile orpello. Si misurano loro, ci dobbiamo misurare anche noi come pubblica amministrazione con il codice degli appalti. Poi la procedura è obiettivamente una cosa che rallenta, sì, ma è la legge, e siccome la legge è legge, voi direte, ma anche la short list è una legge che velocizza. Secondo me non velocizza, perché la mozione sui giovani professionisti e la rotazione degli incarichi con metodo e trasparenza ora festeggia i 2 anni di età dalla sua approvazione. E quindi noi siamo fermamente convinti che il PUG sia la costituzione urbanistica della città. Ma la nostra costituzione è una costituzione convenzionale, e a noi piacerebbe che anche il PUG andasse in quella direzione. Vedete, noi siamo fermamente convinti di quello che era scritto nel programma elettorale, che abbiamo detto nelle riunioni, per strada, in piazza, ai cittadini, e che ci hanno accordato la loro fiducia. Noi riteniamo, e utilizzo le parole del sindaco, il PUG dovrà essere un progetto, un percorso di crescita collettiva della città. Ed ancora deve ripartire con una gara di evidenza pubblica ed in modo partecipato, nei quartieri, con i professionisti, imprese e università, in un programma di incontri pubblici e laboratori aperti per mettere insieme bisogni, aspettative, desideri ed energie. Noi siamo lì. Concludo dicendo che questa non è una delibera che si vota. Noi auspichiamo che si percorra la via maestra, che è quella che abbiamo condiviso noi tutti, che è quella che abbiamo presentato ai cittadini e che è quella che nel cosiddetto patto di cittadinanza ha avuto il suo sostegno. Lo auspichiamo. Eventualmente, essendo nelle prerogative dell'assessore, prenderemo atto di quelle che sono le sue determinazioni. Non si utilizzi la figura del RUP o del dirigente per dire che il provvedimento non è del governo. Questo sì, perché le Bassanini le conosciamo tutti. Grazie. Non si sente, presidente, non si sente la sua voce.
Scusate, allora io ho prenotato Molendini, Rotondo e Mola. Io vorrei dare la parola prima a chi non ha parlato l'altra volta e poi gli darei la parola. Se qualcuno vuole prenotarsi me lo faccia sapere, perché poi io devo dare la parola. Io mi sono prenotato, Presidente, non so se, se gli altri hanno parlato o no l'altra volta. No, lei non ha parlato l'altra volta. Sì, 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 l'ho visto. No, no, mi riferisco agli altri, dico, non so se hanno parlato l'altra volta. No, qui io allora darei la parola a Rotondo, poi Occhi Neri, Molendini e Mola. Prego, onorevole Rotondo. Per me è differente, Presidente, prima o dopo. E io penso che il tema del Pugno per questa città è vitale. Rileggendo, rivedendo il fascicolo, già l'amministrazione Poli portò. Io sento malissimo e mi dispiace non poter sentire in maniera chiara la voce dei consiglieri. Antonio, chiedono di alzare la voce. Non si sente? E se non si sente? Non si sente? Si sente una voce lontanissima, proprio bisogna sforzarsi. Perché posso farci un'immagine? Avvicinati al microfono. È più vicino di così. Sono vicino proprio al posto. Va bene, allora ritengo che il tema del pubblico sia centralissimo. Non è un caso che con l'Azione Democratico abbiamo ritenuto e riteniamo nell'agenda amministrativa del pubblico una priorità. D'altro canto la città, nel nostro modo di vedere, ha pagato un prezzo troppo alto all'assenza del pubblico per un lungo periodo. Chiedo scusa, io non sento niente. Non so, gli altri sentono. Presidente, no, c'è un rimbombo. Presidente, provi. Presidente, prova a chiudere lei il microfono. Si sente niente. C'è il ritorno. Sì, sì, dai, dai, ho chiuso il microfono. E si sente adesso? Meglio. Meglio. Dicevo che per noi il Pugo è una priorità. E quindi consideriamo che la città abbia urgente bisogno di avere lo strumento di programmazione. L'abbiamo invocato per molti anni, anche dai banchi dell'opposizione. Riteniamo che il programma di mandato, come giustamente abbiamo affermato e ribadito con il sindaco Salvemini, il PUG, diciamo, è la rotta. Avevamo persino, diciamo, suggerito un cronoprogramma più stringente, nel senso che proprio perché siamo convinti che, come è stato detto poco fa, che non ci troviamo davanti alla riscrittura, all'azzeramento, perché condividiamo l'idea di salvaguardare, diciamo, molto, abbastanza del lavoro fatto. E noi abbiamo condiviso l'incarico dato all'architetto Patruno, però anche qui voglio dirlo, con l'architetto Patruno, la relazione dell'architetto Patruno consegna all'organo politico, all'amministrazione comunale, a noi consiglieri, un compito grande, quello di non buttare a mare il bambino con l'acqua sporca, ma al tempo stesso la necessità di reimpostare complessivamente, diciamo, il lavoro che è stato iniziato. Quindi non si tratta di un semplice completamento di un iter, si tratta di completare un iter, diciamo così, ridefinendo alcuni obiettivi fondamentali dello stesso. E quindi io non vorrei che anche il compito che questa amministrazione ha venisse ridotto, diciamo così, ad un compito di puro completamento. Non è così, perché nel lavoro fatto noi dobbiamo innescare gli obiettivi di mandato attraverso i quali abbiamo stretto un rapporto di fiducia a partire da Carlo Salvemini con gli elettori di questa città. Noi pensiamo, e il sindaco è d'accordo su questo, che anche sul cronoprogramma noi possiamo
vedere di accelerare i tempi, perché noi dall'opposizione avevamo assunto una posizione quasi ideologica, votare contro tutte le varianti al piano regolatore, perché la città per 15 anni era stata governata attraverso ripetute e ribadute varianti di piano regolatore, quindi questo impediva una crescita armonica. Quindi questo è il contesto dentro cui noi ci muoviamo. Io vorrei dire che noi abbiamo contestato radicalmente la procedura di affidamento che la precedente giunta arrivata a Palazzo Carafa nel 2007 compì un'operazione politica, revocò l'incarico dato dal sindaco precedente, da Poli Bortone, all'Università di Napoli, e con una trattativa diretta incaricò la facoltà di architettura dell'Università di Genova. Noi contestammo radicalmente quella scelta, non perché non riconoscevamo all'Università di Genova capacità, competenze, ci mancherebbe altro, ma perché la procedura richiedeva, come poi ha detto il TAR e il Consiglio di Stato, la necessità di una gara anche per la ricerca di professionalità universitarie. Anche per quello la procedura richiede una procedura di evidenza pubblica, ma di comparazione. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo, diciamo così, messo al centro non solo fare il punto, ma come farlo. Noi siamo l'amministrazione, la città di tutti, e quindi dobbiamo e abbiamo, come diceva poco fa Pier Paolo Patti, diciamo, indicato nella discontinuità, nella radicale discontinuità rispetto ad alcune pratiche del passato, diciamo così, il nostro DNA. Ecco perché io condivido le due questioni poste dalla Presidente, sia la questione, diciamo, della procedura. Ovviamente, diciamo, lo ribadisco anch'io, noi siamo rispettosi delle procedure, siamo rispettosi delle prerogative, conosciamo come tutti noi le norme, le leggi, sappiamo che la giunta con la delibera di cronoprogramma ha affidato al dirigente il compito di selezionare i dirigenti e i professionisti, e il dirigente compirà le scelte che riterrà di fare. Ovviamente io considero che il contributo offerto dalla Presidente sia un contributo prezioso ed è, diciamo, la linea su cui noi riteniamo di attestarci, rispettando poi le decisioni che il dirigente riterrà di dover porre. Noi poi condivido un'altra scelta. Noi il Pugo arriverà in aula, penso, tra due anni e mezzo, adesso non ricordo il cronoprogramma, ma diciamo arriverà. La scelta fatta da questa presidenza della Commissione urbanistica dà centralità all'assemblea elettiva, nel senso che tutto il cronoprogramma vedrà la commissione, come la Presidente ha annunciato, attivamente protagonista, perché, diciamo, non fosse così noi ci troveremmo, come abbiamo fatto con la precedente amministrazione, che il Consiglio Comunale cominciava ad interessarsi del PUC nel momento in cui la Giunta faceva la proposta, cioè la delibera per andare in Consiglio. Invece la procedura che sceglie la Presidente Povero è quella di rendere la commissione coprotagonista di ogni passaggio. E quindi in questo passaggio io concludo e dico: la procedura che suggerisce la Presidente è quella sostanzialmente di ridurre la discrezionalità, di azzerarla, di ridurla, e di procedere ad un esame comparativo delle, diciamo, delle offerte, delle proposte, delle domande, dei curriculum dei professionisti. È talmente giusta e condivisibile, e io oserei dire, diciamo, per chi viene dalla mia cultura politica, come il sindaco Salvini, diciamo così, è scontato, tant'è che oggi giustamente leggo che il sindaco dice giustamente che anche il dirigente, in una procedura non proprio appropriata, diciamo, si avvarrà, diciamo così, della possibilità di esaminare in maniera comparativa, diciamo, è un passo avanti, perché noi, siccome siamo, diciamo, totalmente disinteressati, non vogliamo fare il pubblico per la città, non vogliamo fare il pubblico per qualcuno,
noi l'unico interesse è quello, quindi io penso che quello che oggi, diciamo, è scritto da parte del sindaco sia un passo in avanti che raccoglie la sostanza della proposta che la presidente Povero ha, diciamo, ha avanzato. Io lo dico però, a me tutti gli argomenti, diciamo, che dicono il tempo, si perde tempo, questi gli argomenti li hanno sempre utilizzati coloro i quali non vogliono la trasparenza, quindi io non contrapporrei la necessità del tempo alla necessità di contrapporre efficienza, trasparenza, non è, diciamo, nella cultura politica di questo schieramento politico, diciamo, a partire dal sindaco. Per noi la trasparenza è, diciamo, la carta d'identità, diciamo, della nostra maggioranza politica. E quindi da questo punto di vista, diciamo, io apprezzo già che la proposta della Presidente ha fatto fare un passo in avanti a tutto il dibattito, al complesso della discussione. Se oggi, poi sentiremo soprattutto il dirigente Guido, da parte del dirigente Guido ci sarà l'impegno ad una valutazione comparativa dei curriculum. Ho chiuso. Grazie. Presidente, mi scusi, nel caso non avesse visto, mi sono prenotata quando è possibile, entro la fine della commissione, se posso dare un contributo. No, sicuramente. Occineri, poi pregherei di essere più sintetici, perché giustamente l'assessore deve avere il suo tempo. Sì, ma dobbiamo essere tutti sintetici, questo è il problema. Vabbè, però tu hai parlato anche l'altra volta, quindi voglio dire, ti sto dando la seconda possibilità. Non ti dispiacere. Occineri. Vabbè. Sarò sintetico anche a beneficio del consigliere Mola, che promette però di essere sintetico altrettanto, ma più dell'onorevole Rotondo, naturalmente, che invece si è preso tanto tempo. Allora, per quanto mi riguarda, io voglio dare un contributo davvero veloce, perché se fra l'altro discutiamo tanto il cronoprogramma di cui alla delibera si fa benedire, si va a fare benedire. E io devo dirvi sinceramente, apprezzo intanto che si sia aperto un dibattito in questo senso, non ho mai timore del confronto, anche interno, esterno, quello che è. Devo però sottolineare che gli incarichi cui fa riferimento per esempio l'onorevole Rotondo, e non sono precedenti, quindi a cui si fa riferimento, non sono, credo io, paragonabili a quello che si dà e che si deve dare in questo momento. Non si deve rifare da capo un lavoro, ma come si è già sottolineato, si deve riprendere un lavoro e terminarlo e portarlo a termine. Ho sentito anche parlare di maggiore economicità, di generare un bando che con il criterio della maggiore economicità. Io non credo, ma lo dico davvero con serenità, che questo sia un criterio che possa essere messo in campo in questa fattispecie. Sempre deve essere messo in campo. Però in questa fattispecie credo che non sia proprio il criterio più importante da tenere in conto, dato naturalmente appurato che non debba essere tralasciato tanto da fregarsene naturalmente del corrispettivo, dell'importo da corrispondere ad un professionista che deve affiancare il dirigente nella redazione del Pugo, nel terminare anche gli elaborati che sono necessari. Questo è la mia posizione, quindi io credo che la procedura portata avanti dal RUP o anche a livello politico, come Pierpaolo Patti chiede che sia valutato questo tipo di provvedimento, io non credo che abbia un profilo, sinceramente. Questo ripeto perché
credo che in questo momento questo tipo di attività richieda la fiducia in un professionista, i carichi fiduciari si chiamano apposta, e perché il criterio dell'economicità, che può e dovrebbe forse essere messo in campo poi con un bando di questo genere, può essere sbagliato a parere mio. Però, ripeto, sono contento che ci sia un confronto e su questa base naturalmente cercheremo di trovare poi una quadra, una sintesi, insomma, credo e spero che sia nel più breve tempo possibile, perché si dia seguito al lavoro che bisogna fare. Grazie. Grazie, grazie a lei. Allora, io alle 12:20 devo dare la parola all'assessore. Ho prenotato Molendini Mola, la minoranza mi ha chiesto di parlare, però io alle 12:20 darò la parola all'assessore. Quindi non oltre quell'orario, perché giustamente devo darle tutto il tempo che lei riterrà necessario. Quindi Molendini e Mola, avete parlato l'altra volta, vi prego di essere sintetici. Presidente Povero, se lei ritiene opportuno, le ho anche scritto, che noi come minoranza possiamo anche intervenire se lei... No, io vorrei chiudere oggi la commissione su questo tema. Non possiamo... E allora dovrebbe dare la parola almeno a uno di noi e se ne vuole lei. Allora, con 5 minuti a testa, 3 minuti a testa, posso dare la parola a uno di voi. Molendini. Presidente, buongiorno, segnalo la mia presenza. Sì, già fatto, l'ho scritto. Grazie. Presidente, anche io però volevo fare qualche considerazione veloce. Così non ci riusciamo. Arturo, perché non esageriamo adesso, non esageriamo. Così non riusciamo a parlare tutti. Arturo Benino. Scusa Arturo. Sì, sono qui. Allora va bene. Possiamo però ecco, non c'è problema, se possiamo... Ma ci mancherebbe, delle mie considerazioni sono state già espresse, per cui... Però Arturo, tu non hai parlato l'altra volta. Vorrei ribadire. Dai, prego. Anche Giordano vorrebbe parlare, no. Scorrano, quindi si regoli Giordano lei. Giordano e Scorrano avete parlato già l'altra volta, io devo dare precedenza a chi non ha parlato. Se riusciamo ad essere veloci e mi consentite lo sforamento, io devo fare parlare l'assessore. Prego. Grazie per avermi censurato. Se posso, io guardate, sarò veramente veloce, perché mi sono ritrovato in moltissime considerazioni, soprattutto in quelle che ha espresso il collega Patti. E penso però una cosa, al di là della laicità delle scelte che ovviamente sono state fatte, non lo metto in dubbio, io vorrei riflettere un pochettino su quello che per me, che sono un estraneo non sono certo un addetto ai lavori, quindi diciamo sono estraneo da quella che è la materia dell'urbanistica, mi sono dovuto un pochettino informare già da un paio d'anni fa della campagna elettorale. Ma quello che io penso che l'ufficio di piano è probabilmente il motore più importante per la realizzazione del PUC. Perciò, quando ho visto la determina dirigenziale con l'assegnazione dell'incarico, sono rimasto un po' perplesso, ma non perché non fosse lecito, per carità, non è per questo, ma perché non fosse stato fatto appunto come è stato ribadito più volte, ecco perché ero un po' titubante anche nel dirlo anch'io, ma è così. Non fosse stato fatto un bando di evidenza pubblica per consentire a tutti di partecipare, per essere loro stessi il motore del piano, dell'ufficio di piano. E quando è stato giustamente ricordato che avrebbe potuto partecipare qualche personalità universitaria, qualche persona dell'ambiente universitario con esperienza nel settore dell'urbanistica, mi sarebbe piaciuto pensare a un bando di evidenza pubblica che prevedesse la possibilità di una transizione energetica, visto che comunque noi col piano urbanistico generale andiamo a pensare quella che sarà la legge del futuro. Quindi come possiamo fare un piano urbanistico generale, come possiamo dotarlo del motore principale, che è quello collettore, non l'ufficio di piano collega tutto,
se non funziona bene quello, il PUG noi non lo vedremo mai e sicuramente non lo vedremo tra 2 anni e mezzo. Comunque, pensavo, come possiamo fare, come possiamo portare il PUG verso una transizione energetica, ambientale ed energetica come quella che vogliamo per tutta l'Italia? E allora mi sarebbe veramente stato, sarebbe stato molto bello, anzi trasparente, vedere un bando di evidenza pubblica per dire chi vuole partecipare a questo banco e se la sente di far parte dell'ufficio di piano, di coordinarlo per andare poi verso un PUG che ci porti in una direzione diversa. Questo è questa la cosa importante. E ora, per carità, io mi rendo conto che non si è ritenuto che ci fossero dei dipendenti pubblici, per esempio, all'altezza per poterlo gestire. Questo mi lascia un po' perplesso, perché comunque io so che abbiamo delle persone all'interno con adeguato curriculum. Ma se avessimo voluto integrare una visione più ambientale, una visione più diretta verso, ripeto, quella transizione energetica che tanto vogliamo, l'architetto che è stato nominato ha le competenze specifiche? No, perché è stato preso da uno short list che già era presente, tra l'altro, se non sbaglio, per un parco naturale, quindi tutto sommato spero che comunque riesca ad agire in tal senso. Quindi queste erano solo le mie perplessità e i miei dubbi su questa nomina, e tutto il resto è stato ampiamente espresso. Io spero che invece non sia l'ultima commissione, Presidente, ma che si possa iniziare a ragionare su quello che vogliamo per la città e si ragioni tutti insieme. Grazie. Questo l'abbiamo già chiarito nella precedente, l'ultima, diciamo, è l'ultima su questa questione, ma sicuramente voglio dare protagonismo. Allora, Molendini, Mola e poi uno della minoranza, e consentitemi di sforare. Non è d'accordo, Assessore? La vedo scuotere la testa. Probabilmente il mio contributo sarà dato un'altra volta, perché sono le 12:19, quindi prendo atto di questo. Ma non c'è fretta, abbiamo 3 anni. Perfetto, va bene. Io ci terrei oggi ad avere uno spazio microscopico per dire al Presidente. No, non glielo voglio dare un contributo. Ci terrei, allora, se lei cortesemente me lo garantisce, mi affido a lei, Presidente. Sì. Allora, io o diamo la parola adesso e si rinunciano agli interventi, oppure devo convocare un'altra commissione senza dibattimento, perché lo chiudiamo e daremo solo la parola all'assessore e al dirigente. Ditemi voi come... Io sono pronto a rinunciare all'intervento. Secondo me è più importante sentire l'assessore. Bene o male, gli orientamenti sono stati ben definiti da... Perfetto, Molendini. Per me vale lo stesso. Vale, va bene, grazie. E Scorrano, riesce lei in 2 minuti, non di più. È complicato in 2 minuti. Io devo fare parlare l'assessore e voglio sforare. Non posso sforzare l'assessore. Guardi, io come minoranza, a nome anche di tutti gli altri colleghi, innanzitutto siamo contenti oggi di sentire le parole del collega Patti e pure le parole dell'onorevole Rotundo, così come quelle anche del collega Baglivo. Mi sembra oggi che sia tornata alla luce quella partecipazione e quella trasparenza tanto sbandierata, che però non siamo riusciti a vedere sino ad oggi. Ci auguriamo che questi interventi, al contrario di altri come per i fotored o altri argomenti, siano poi incanalati verso una direzione e non rimangano fini. Per questo motivo, volendo chiudere in 2 minuti, non so come faccio, le faccio io una richiesta, Presidente Povero, e chiedo a nome di tutta la minoranza che la proposta Povero, chiamiamola così, che poi è quello che noi abbiamo e andiamo chiedendo sin dall'inizio, sin dall'incarico all'architetto Gagliardi, poi andremo a verificare anche in un'altra commissione. Comunque oggi io le chiedo ufficialmente a nome di tutti i colleghi della minoranza che la proposta
sta povero venga messa ai voti. Quindi no, Presidente, è una richiesta fatta. È una richiesta, io non posso accettarla. E perché non la può accettare? No, non è fatta, non fatta del consiglio, non è che competenza del dirigente, non del consiglio. No, competenza del dirigente. Ma cosa sta dicendo? Noi stiamo formalizzando una. Stiamo formalizzando. Corlano, lei ha fatto una proposta. Chiediamo, io sento di non accoglierla. È povero. La facciamo nostra e chiediamo che venga messa ai voti. Non si dispiace, Presidente Povero, legga il regolamento, lo Stato, e si può fare. Quindi lei, se vuole, facciamo la proposta Povero, se no diventa proposta della minoranza e la mettiamo ai voti, perché è giusto che sia così. Mi sembra che l'orientamento sia anche quello, quindi non vedo quale sia la difficoltà. Tempo, sforiamo, ma mettiamo ai voti la proposta. Grazie, io prego, darei la parola all'assessore. Prego, assessore. Grazie. Intanto voglio ringraziare la Presidente che diciamo, ha posto all'attenzione del dibattito della Commissione un tema molto appassionante e ha introdotto diciamo, questa Commissione leggendo alcuni principi importanti di quali credo che la nostra amministrazione creda tutta in maniera coesa, diciamo, peraltro sono principi anche proprio delle leggi, ma politicamente io credo che sono molto importanti per questa amministrazione e anche proprio per me. E ringrazio anche i contributi, diciamo, molto che hanno fatto un affondo anche sulla delibera dell'atto di indirizzo che costituirà comunque per tutti, sia per le commissioni che per la giunta, che per i tecnici che lavoreranno e per gli uffici, la bussola. Allora, intanto devo fare una premessa. Credo che l'amministrazione comunale abbia operato dentro un equilibrio tra i principi della competitività, dell'efficienza, della trasparenza, facendo numerose iniziative competitive. Cito su tutti il concorso del Galateo, per il quale è stata stazione appaltante Puglia Valore Immobiliare, concorso internazionale pubblicato sulla Gazzetta Europea, dove hanno partecipato 90 gruppi e hanno vinto dei giovani professionisti. Questo lo dico perché è stata una volontà dell'amministrazione comunale questo concorso. Abbiamo fatto due gare importantissime sui lavori di Frigole, sui finanziamenti di Frigole. Stiamo per avviare la conferenza di servizi. Lo abbiamo fatto a tutela dei principi che sono stati richiamati e soprattutto a tutela della qualità del lavoro delicatissimo che deve essere fatto a Frigole. Ho citato questi due esempi perché credo che siano l'espressione di una attenzione alla competitività e all'inclusione al lavoro. Io credo che i principi della trasparenza non sono e dell'inclusione al lavoro non sono traditi da una metodologia tramite shortlist che oggi si pone in un momento un po' diverso storico. Guardate, non voglio essere retorica, però le modifiche che sono state fatte dal governo con il decreto semplificazioni, che sono state citate anche la volta scorsa durante l'ultima commissione che abbiamo fatto, chiedono alle pubbliche amministrazioni di non determinare un aggravio dei procedimenti e di agire con tempestività, perché è stato ricordato molto bene dai più interventi che ci sono stati, la città ha bisogno del piano urbanistico generale. Quindi io non vorrei che riducessimo il concetto della tempestività a qualcosa alla quale questa amministrazione non assegna un valore. Peraltro la short list è una procedura di evidenza pubblica, è una procedura che fa salva la competenza e quindi noi faremo una shortlist nuova perché non abbiamo una shortlist dedicata alle competenze specifiche della pianificazione urbanistica generale
e darà modo a qualsiasi tecnico che, che ha una competenza in pianificazione urbanistica generale di misurarsi con una procedura che è in qualche modo competitiva ed è nelle responsabilità e nelle funzioni del responsabile del procedimento fare le sue valutazioni. Non voglio convincervi, ci sono delle posizioni diverse, però è anche vero che entrando in amministrazione la proposta fatta in campagna elettorale della gara, anche per quanto è scritto nella delibera dell'atto di indirizzo, evidenzia che mettendosi al lavoro sul piano urbanistico generale, sul quale non è che ci siamo mai fermati, cioè la delibera secondo me dà atto di un'attività che l'ufficio sta svolgendo, dà atto del fatto che in presenza di un piano urbanistico che dobbiamo riorientare, ma di cui esistono i documenti e che l'architetto Patruno cita in maniera molto chiara, dà evidenza del fatto che noi non dobbiamo fare un nuovo piano urbanistico. Tra l'altro le amministrazioni, le altre amministrazioni italiane che si misurano con questa attività tendenzialmente fanno le gare in presenza di un nuovo piano urbanistico. Faccio l'esempio del comune di Brindisi, che è un comune come il nostro, che ha delle difficoltà molto simili al nostro, che sta procedendo esattamente come stiamo procedendo noi. E voglio dire un'altra cosa, perché è importante che ne siamo tutti quanti consapevoli. Così come il dirigente ha determinato nella sua determina, credo di ieri, l'ufficio di piano, il comune di Lecce non l'ha avuto durante la redazione del PUG che abbiamo, diciamo, in archivio. Questa è la prima volta che viene fatto un ufficio di piano così, perché gli uffici conoscono il piano urbanistico, sono quelli che dovranno guidare la macchina del piano urbanistico, ma non sono mai stati coinvolti con una determina dirigenziale, quindi con una organizzazione così precisa, perché in passato furono selezionati soltanto dei tecnici esterni. Noi quindi, diciamo, stiamo procedendo rispettando i principi della trasparenza, stiamo procedendo rispettando i principi della inclusività al lavoro, perché per esempio il principio della rotazione è un principio fondamentale nell'uso che le amministrazioni comunali fanno delle short list. E sono d'accordo col consigliere Patti quando dice dobbiamo fare le short list. Io dico che la short list, peraltro, dell'ufficio Rauccio è una delle short list più aggiornate. Questo perché avvertiamo il dovere di aggiornarle sempre di più per avere. Ora, io è stato detto tanto, non c'è molt'altro da aggiungere, ma ci tenevo a ribadire il fatto che credo che i principi della trasparenza e della competitività e l'efficienza non è secondario, perché più è competente una figura professionale, più è efficiente l'impatto del suo lavoro, non sono traditi. Se noi ci contestualizziamo dentro il momento difficile che stiamo vivendo e sul dibattito che c'è su una revisione complessiva del codice dei contratti, che io sono d'accordo non deve essere snaturato, ma dobbiamo prendere atto anche del fatto che l'amministrazione comunale come la nostra, in grande sofferenza, in grande deficit, ci mette un anno per fare una gara. Questo è un tema con il quale ci dobbiamo confrontare. I responsabili unici del procedimento hanno delle responsabilità che afferiscono alle loro mansioni dentro la pubblica amministrazione. Io ho totale fiducia nel dirigente che a partire dalla redazione della shortlist e dalla selezione dei candidati garantirà la competenza che serve a fare questi tre innesti nell'ufficio di piano. Poi voglio dire che avremo un'altra procedura di evidenza pubblica, che sarà quella che dovrà selezionare il team che dovrà coadiuvarci nella partecipazione e nella divulgazione del piano. Anche questo è un passaggio di cui oggi non c'è stato tempo, importante, che sarà sempre di evidenza pubblica. Vi ringrazio, scusatemi se ho sforato qualche minuto.
Presidente, Marco Giannotta. Sì, Marco, vorrei dire qualcosa io. Ah, prego, prego. No, la mia è sulla da questo appuntamento, riguardava il posto. No, allora, io quello che io prendo atto, rispetterò le decisioni che il governo insieme al dirigente assumeranno, credo che l'abbia ribadito perfettamente l'onorevole Rotondo. Non sono convinta, voglio dire, rimango del parere che mi aveva portato a formulare la richiesta, rispetterò chiaramente le decisioni assunte, le motivazioni date da me, ma non solamente da me, le ritengo valide. In piena autonomia deciderete il da farsi. Rimango dell'idea che è una procedura pubblica la shortlist a metà rispetto, diciamo, alla selezione, all'opportunità che noi potremmo dare a tanti professionisti. Prego, sì. Prego Giannotta, un minuto, sì, siamo fuori. Presidente, io si riapre il dibattito, non ho capito. Non si riapre il dibattito, state tranquilli tutti qua. Non mi ha detto che deve intervenire su questo, per favore, oggi, Mola, se no, la posso anche inviare una PEC alla Presidente, ma mi piaceva condividere con voi. La scorsa volta ho fatto una considerazione al dirigente relativamente al documento preliminare, programmatico preliminare. Rispetto a quel documento, che chiaramente è parte integrante dell'atto di indirizzo, ripercorrendo proprio l'atto di indirizzo, notavo giustamente che quell'atto è stato adottato dal Consiglio della Giunta nel 2004, poi nel 2005 dal Consiglio Comunale, insomma dal Consiglio Comunale nel 2012. Visto che io personalmente in quell'assise comunale non ero presente e comunque è parte oggi integrante dell'atto, chiedevo alla Presidente di poter porre nella prossima commissione, una delle prossime commissioni, quel documento, atteso che quel documento incardina, su quel documento si incardinano gli obiettivi e le finalità che il PUG dovrebbe acquisire. Questa è la semplice domanda. D'accordo, una proposta che ne terremo conto. Va bene, ringrazio tutti, ringrazio l'assessore, l'ingegnere Guido. Noi le abbiamo fatto una richiesta di porre ai voti una proposta. Io non comprendo il perché lei non voglia mettere perché è proponibile, collega Scordano, è improponibile. Con quale motivazione? Allora, scusi, Presidente, posso? Presidente, Presidente, guardi che dopo questa commissione non c'è nessun'altra commissione. Io scusate, vuol dire che noi possiamo esporare quanto vogliamo. Ma la quando volete esporate però. È improponibile. Come non è vero? Presidente, mi scusi, Presidente, non si fa così però, questo non è giusto.